Introduzione alla lettura di Conversazione in Sicilia, romanzo di Elio Vittorini. Questo romanzo è stato pubblicato tra il 1938 e il 1939 su Letteratura, che era una rivista, se non erro, fiorentina, che rappresentava comunque nel periodo del fascismo, 38-39 c'era il fascismo, uno strumento di indipendenza, di autonomia della letteratura nei confronti del regime, e poi appunto pubblicato nel 1941. Ancora nel 1941 c'era il regime fascista, quindi questo romanzo dovette superare, tra virgolette, la censura fascista. Quindi non poteva essere esplicita la critica al regime, pur essendo Elio Vittorini un antifascista, non poteva in quegli anni pubblicare un testo che esplicitamente parlasse male del regime fascista. Magari lo farà dopo in seguito, senz'altro. Sappiamo che Elio Vittorini ha scritto, per esempio, Uomini e No, un romanzo sulla Resistenza, e altri testi importanti. È stato uno dei fautori, degli scrittori, insomma, della corrente del neorealismo, una corrente importantissima in Italia nel secondo dopoguerra. Ma questo Conversazione in Sicilia è un romanzo particolarissimo, è un romanzo confessione. Dietro Silvestro Ferrato, che è il protagonista di questo romanzo, si può intravedere lo stesso autore, Elio Vittorini. La vicenda è molto semplice. Silvestro riceve una lettera dal padre che gli confessa di aver lasciato la madre per un'altra donna. E allora Silvestro parte da Milano, era quindi di origini siciliane, parte da Milano, luogo dove si trovava per lavoro, e decide di ritornare in Sicilia proprio per avere questa conversazione con la madre che è rimasta in Sicilia. Già durante il viaggio, l'incontro con alcuni personaggi ci fa capire qual è la tensione di questo Silvestro, la tensione verso un'azione, un miglioramento, perché la situazione allora è una situazione di... cioè lui parla di un'insoddisfazione personale, no? Ma è chiaro, si intravede anche l'insoddisfazione per la situazione generale di decadimento che la gente viveva nel periodo del fascismo. Allora, è l'apatia, gli astratti furori, cioè parla in generale all'inizio del romanzo Silvestro di questa condizione di insoddisfazione e desiderio di ritornare invece nella propria patria, e quindi i ricordi del passato, perché il mondo è offeso, ci sono dei problemi di cui però, ripeto, non può parlare chiaramente Silvestro, perché appunto il romanzo non può direttamente parlare negativamente del regime fascista. In particolare, durante questo viaggio vi è l'incontro di Silvestro con uno dei passeggeri, uno dei viaggiatori, che si chiama il Gran Lombardo. Questo tale Gran Lombardo esprime quello che è il pensiero di Vittorini, cioè il pensiero di un cambiamento, di un desiderio di rivolta, di ribellione di fronte all'apatia, prendere in pugno la situazione e trasformare, fare in modo che si recuperino dei valori della civiltà, valori della civiltà che, rimane implicitamente detto, vengono disattesi dal regime fascista. Poi, nella parte seconda, vi è il ricordo dell'infanzia attraverso il colloquio con la madre che si chiama Concezione, Concetta, diciamo. Ecco, quindi ricorda Silvestro l'infanzia. Per esempio, il padre che è un sognatore, un donnaiolo, il nonno era più un modello il nonno rispetto al padre, anche per il giovane Silvestro, cacciatore e cavaliere, è la libertà, ricordata appunto la libertà dell'infanzia. Poi la mamma deve andare a fare delle punture, delle iniezioni, infatti la mamma fa questo lavoro, no? E quindi
ha degli appuntamenti e porta con sé il figlio. E qui il momento in cui appunto Silvestro conosce alcuni personaggi, per esempio l'Arrutino Calogero, i compagni Zecchiere e Porfirio. Quindi attraverso l'incontro con questi personaggi si viene a conoscere quali sono gli atteggiamenti delle persone anche implicitamente di fronte alla situazione dell'epoca, quindi sostanzialmente di fronte al regime. Ci sono alcuni che appaiono più rinunciatari e rassegnati e altri invece che hanno questa voglia di riscatto. Infine vi è la parte un po' più visionaria, particolare, insomma, di questo romanzo. Infatti appare a Silvestro l'ombra del fratello Liborio. Liborio era andato a combattere in Spagna. Sapete bene che in quegli anni c'era la guerra civile spagnola, no? E che i fascisti erano andati a combattere in aiuto delle milizie di Franco, dei franchisti, no? Che poi avevano vinto la guerra civile. Ebbene, il fratello Liborio era morto durante questa guerra spagnola. Ecco, quindi questo, il dolore per la mancanza del fratello, questa, la visione del fratello che appare verso la fine del romanzo, l'annuncio della sua morte la mattina successiva, porterà la madre e il figlio a mentirsi, e quindi loro non dicono esplicitamente cosa pensano del regime fascista, però è chiaro, emerge, no, implicitamente quello che pensano. Una vita umana è stata sacrificata per la ragione di Stato, in questo caso la ragione di Stato dello Stato fascista. È chiaro quindi il giudizio negativo, anche implicito, su questo regime. Infine, il romanzo si chiude con il pianto di Silvestro, accompagnato dai compagni della conversazione aperta 3 giorni prima. Silvestro giunge alla statua dei caduti, dove comprende di essere pronto finalmente per questi nuovi doveri, cioè per questo cambiamento della società che si prospetta poi negli anni successivi, con la lotta per la liberazione, la lotta dell'antifascismo e della resistenza. È un romanzo quindi utile per comprendere un'epoca molto particolare della nostra storia, un'epoca travagliata e segnata dal regime fascista. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.